We are live e quindi sigla lunga, molto lunga, non vi preoccupate, è normale. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Lava gli argomenti. Soffiati il naso, scalda la laringe. Chi ti respinge non segue gli istinti. Si affida alla Madonna o ai cari respinti. Poco convinti da idoli finti. Noi ci affidiamo solo a San Daniele Tinti. Buonasera, buonasera a tutte e buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria, di nuovo su Twitch. Gli ospiti di questa puntata sono Serena Tadeo e Luca Vecchi, quello dei The Pills. Buonasera. Ciao. Oh, dai, molto bene. Serena, bentornata. Luca, benvenuto a Tintoria. Salutiamo Ciao. Anche Stefano Rapone. Ciao. Che comunque sta Ciao. Lì. Sto pensando se è la prima Tintoria in quattro che facciamo, Ste? Sì, in questo format. In questo format è la prima volta che facciamo. Perché noi eravamo un sacco quando siamo voi eravate, con te eravamo cinque, con te eravamo addirittura cinque, era in quella fortunata finestra in cui non c'era più il coronavirus, ti ricordi? Quando era sparito, esatto, quando era sparito dall'Italia 4 mesi fa e quindi si poteva entrare a fare Tintoria in quattro, tu condividevi addirittura un microfono. E un bicchiere, perché poi eravamo tutti ubriachi. Un microfono e un bicchiere, ma prima si poteva, adesso invece. Eccoci qua tutti a distanza, rispettosi delle distanze. Dicevamo che sembra che Serena è una studentessa che si prepara malissimo a copiare durante una sessione di DAD, cioè che dovrebbe avere tutti i foglietti appizzati nascosti, invece ce li ha appizzati che si vedono tutti, cioè due bacheche di foglietti. Sì. E Tadeo, ma quelli sono foglietti? Quali? Ti giri, sono tutti lì. No, ma questi... Scorretta sincera. Questi sono per matematica. Ma poi dove vive? Tipo in un sottoscala, in una stamber, cioè tipo Arpignedo, sì. In un sottoscala, dove stai? Questa è tutta casa mia, faccio tutto, sì, qui dentro. Tutto. Certo. Tutto. Il letto si alza e ci sono dei fornelli. Esatto. E poi... Ma Luca, invece, dove sei? Io sono nella mia Wunderkammer, volevo farvi vedere tutti i feticci che ho accumulato in 35 anni di pippe. Eccoli qua. Tutto intorno. Ne vuoi pescare una cosa a caso da dietro di te e vedere cosa esce? Molto volentieri, molto volentieri. E vai. Anzi, avevo già fatto una selezione ancora prima di... Beh, incredibile. Sì, sì, sì. Chiaramente ci sono tutti i giornaletti zozzi, quelli che te compri quando sei ragazzino, che ci mandi lo scemo del villaggio, c'è presente? Beh, che prendi tipo il bambino. Sei un grande che li hai tenuti, ma posso dirti una cosa che è un complimento perché parliamo di te giovane. Tu non sembravi abbastanza adulto da poterli comprare? Cioè mi dai quel vibe che comunque magari a 14 anni, se tu dicevi ce n'ho 23, ti dicevano certo signore. Guarda, in realtà, anche se io avevo le fattezze di mio nonno già in tenera età, comunque dovevi sorpassare un certo pudore, cioè, capito? Perché la borgata era, si conoscevano tutti, no? Era come star paese, ah, quindi vero. Non è che ci potevi andare a te, dovevi circuire qualcuno, fare una sorta di raggiro, circonvenzione di incapace e mandare magari il bambino con la 104
a prendere questi metti abietti, sì, esatto, e poi se passavamo tutti fra di noi, chiaramente poi le pagine si attaccavano, cioè, certo, ma sai che io stanotte ho sognato che trovo dei giornaletti porno con le pagine attaccate, cioè ho fatto questo sogno. Profetico. Sono, tra l'altro, non voglio farci sentire tutti vecchi, ma sono ricordi di un'Italia sparita, perché adesso i ragazzini al massimo hanno l'iPhone appiccicato, però i giornaletti, immagino che se tu sei un adolescente dici, cosa sono i giornaletti? Mai sentito parlare di giornaletti porno erotici? Vero. Ma però c'era una sezione fumetti manga porno nelle fumetterie, vero? Rigorosamente. Dragon Ball X... Quello infatti che è Street Fighter, tipo cos'è? Queste che facevano le fanate fondamentalmente, no? Che si chiamano in termini tecnico doujinshi, cioè che sono le fiction, quelle con la deriva porno, le facevano in una fase, insomma, quando eri uno stagista mangaka, praticamente ti dicevano di emulare un certo stile e di fare una certa tipologia di fumetti porno, e quello era prima di diventare un mangaka. Sicuramente pure Toriyama o i grandi fumettisti avranno fatto il loro percorso di rodaggio. Più autoproduzione, tipo le autoproduzioni che stanno nel fare del Lucca Comics, solo che... È l'inizio del porno manga. Certo. Bellissimo, invece di fare le fotocopie nel mondo dei manga, ti dicono disegna tutte ragazze con le zinne giganti e seminude. Esatto. Se sei appassionato, se sei un amatore del genere. Diciamo. Del genere ragazze con le zinne giganti. Ma secondo me a sta gente manco gli piaceva fa sta roba, cioè pensa loro che tutti erano tristi, capito, che Kini su questo tavolo a disegnare queste zinne giganti e magari non gliene fregava proprio un cazzo, capito? Poi per noi occidentali, vai, scusa Serena. No, che dicevo che quando siamo andati in Giappone, perché io e Luca siamo stati in Giappone insieme un po' d'anni fa, e abbiamo conosciuto un ragazzo che lavorava come programmatore, mi pare, per un gioco, lavora forse, per un gioco manga porno. Bellissimo. Quindi tipo, sì, assurdo. Come Tracy Jordan in 30 Rock, però giapponese. Che fa il videogioco, esatto. Porno a un certo punto. Beh, i videogiochi porno, manga, cioè i videogiochi hentai, mi sa che esistono, io me li ricordo appunto in queste riviste che rubava a mio fratello, venivano pubblicizzati, sì. E sognavo un giorno di giocarci e sentirmi finalmente uomo, perché poi di quello si tratta. Che poi sono tutte simulazioni, capito, dove tu c'hai gli intrallazzi con tutte le pischelle del bigonzo, no? Cioè c'hai tutta la scuderia di pischelle, un percorso a bivi, poi fondamentalmente è tipo un libro game, però porno, no? Sì, è un punto e clicca, però poi con le scene, con Monkey Island, però pieno di studentesse giapponesi. Esatto. Che pure a dirlo così effettivamente lo comprerei adesso, cioè, sembra deciso di dire, ma effettivamente è un gran prodotto, è un ottimo prodotto. Cacciato male funziona comunque. Sì, certo. Sì. Anche senza vederlo, dico vabbè, io lo compro, quanto me lo fai? 40 euro, tanto dammelo, a scatola chiusa, se mi venisse un GoFundMe che dice guarda sto facendo questa cosa, ecco qui, 40 euro, se posso essere azionista di maggioranza, cortesemente. And take my money. Esattamente. E invece, scusa, cioè, sono solo riviste così, dietro, cioè c'è una libreria intera di cose, perché sarebbe molto ridere. Solo quello è una rastrelliera dei cazzi finti che eviterei comunque di inquadrare, perché siamo in anche fascia protetta. Su Twitch forse cazzi finti non si possono... manco quello si può dire. Vabbè, ma allora mi stai a togliere tutte le frecce la mia faretra. Io non so che farti. Non si può scherzare. No, non si può scherzare, non si può dire niente. No. Ecco, Twitch non si può dire niente. Non si può dire niente. Serena, a questo punto invece ci puoi far vedere uno di quei post-it a caso? Solo se c'è un cazzo disegnato, però. Delle tizie finte. Esatto. Allora, che cos'è? Bibbo Capirai, hai preso quello scritto da Luigi, calcolo è indecifrabile, è come se l'avesse scritto un neurochirurgo, lo può decifrare solo un farmacista. Sono delle rune. Con la luce della luna, se abbini i tre giusti vicini, ottieni tipo un potere incredibile per una notte. Apri uno Stargate, solo le lettere può leggere. Che cosa sono? Che cos'è? Quello veramente sembra l'architetto di Matrix l'ha fatto.
Sono io, i beat di due film. Uno che sta scrivendo anche Luca, tra l'altro. Ok, quindi probabilmente se vediamo quattro post-it a Luca gli arrivano 180.000 euro di multa perché ha firmato. Spoiler, sì, spoiler. Sì. E adesso Beride vi racconto tutto il film, così poi gli mandiamo le guardie a Luca. No, che succede una cosa che è di gran moda su Twitch, che allora i top streamer americani e russi soprattutto, ogni tanto tipo la gente capisce il loro indirizzo e gli chiama la SWAT, e quindi ci stanno i video dei top streamer con la SWAT che imbrasa e fa hands up, lo fa, non lo fa. Niente, sarebbe molto divertente se adesso tu ci spoileri questo film e a casa di Luca dalla finestra entra un fumogeno. Sì, sta cosa l'avevo sentita, tra l'altro lo fanno tipo con gli unboxing, cioè mentre stanno facendo delle cose tranquillissime gli imbocca la SWAT dentro casa. Ma perché non si può streamare? Qual è il problema? Tipo, no, si può streamare, però magari come, fanno una segnalazione. C'è un terrorista a questo indirizzo e quindi imboccano questi col mitra, letteralmente. Poi ovviamente mega illegale, cioè nel senso fai una finta chiamata bomba per fare un video top fails su Twitch e poi ti inculano. Però queste 30k visualizzazioni, comunque la visualizzazione di Daniele Tinti ce l'hai sempre. Bello, bello. Sì. Ma organizziamo l'altro punto, cioè quando meno se l'aspetta imboccano le guardie. È vero, un bel regalo, sì. Vero. Beh, allora, lo metterai in scaletta. più che altro io stavo pensando, però adesso lo dico e quindi un'altra idea che mi viene che rovino su Twitch, lo potrei inscenare e però fare finta che è vero, che mi imboccano le guardie, fermo è perché chiaramente poi le visualizzazioni stonks. Perché poi sparisco per una settimana, però ormai che l'ho detto, forse se mi imboccano le guardie, ma flash mob. Vabbè, ma ti aspetti che lo dimenticano, cioè se lo dimentichi e poi vai. Poi parti. Forse fa anche più ridere che mi imboccano veramente tutti a fare Daniele, basta con sta gag. Io le foto giorno per giorno, mandate riscatto, e i miei che fanno Daniele, è la gag di Twitch, ma la fai finita. Che oh, sono 3 anni che continua sta gag, che professionista. E te ritrovano dentro al bagaglio della macchina, Daniele, e basta, ancora questa storia, ancora questo scherzo di Aldo Moro, basta. No, non fa più ridere, in una grotta in Pakistan. Scusa al Pakistan, che per carità, ma anche su Twitch non devi offendere nessuno, però chiediamo scusa a Aldo Moro, figuriamoci, anzi lo salutiamo, doveva venire ospite a Tintoria martedì prossimo, però poi la gente mi ha detto che non si poteva fare, ci dissociamo anche da questo, perché su Twitch forse non si può scherzare neanche su questo. Ma vi posso fare io una domanda? Mamma mia, Twitch, certo. Nuovo Opus Dei proprio, io non lo so. Sì, ti giuro. La luce viene. Mamma te. Certo, salutiamo la Lux. L'avete visto? L'avete visto LOL? L'abbiamo visto LOL, sì. Che dite? Perché io ogni volta che apro il telefono trovo 500 meme, 200... Non volevo parlare, perché comunque se ne parla tutti, cioè basta. No, appunto, parliamo. È l'apertura di ogni conversazione, tipo, ma l'hai visto LOL? Allora, è incredibile che ancora se ne parli, però parliamo, cioè nel senso, pure nel migliore dei casi che se ne parlassi per così tanto tempo, lo trovo il più grande successo mediatico della storia. Guarda di quello giapponese, più bello. Ah sì? Si chiama Documental. Ma c'è Takashi Kitano, eh? Takashi Kitano? Quasi. Penso loro... cioè, loro invitano i grevoni, capito? Tipo Miki Takashi Kitano, capito? Cioè quelli dei film horror. Takashi Kitano è un comico, quindi teoricamente ci vorrebbe stare Takashi Kitano. È vero, Takashi Kitano ha fatto Takashi Kitano. Lui partiva da là. Quindi vi consiglio quello. Perché è stato a fare gli omertosi sul LOL, Daniele? No, è perché su Tintoria io ne parlo 2 ore al giorno, perché comunque tutti i post sono Daniele, ma tu l'avresti fatto LOL? Te ce vedrei bene a LOL? Sai chi ce vedrei bene a LOL? Nino Frassica! Però tipo 6 ore al giorno, io dico, beh no, certo, Nino Frassica c'ha una comicità che sicuramente corrisponde, però nel senso non faccio altro che parlare di LOL. Però, invece parliamo di cose, parliamo di una cosa allora, quanto gli hanno dato? Quanto io voglio sapere?
potevamo pensare praticamente a un LOL con le personalità di Un Giorno in Pretura, cioè pensa, quindi credo che ci metti, capito, un Michele Misseri, un Raffaele Bene. Sollecito, capito, ci metti, pensa che fatica non ridere, pensa che fatica non ridere effettivamente. Rosa e Olindo come coppia, e Rosa e Olindo va esatto. Chi uccide primo perde, e tutti a fare, oddio, è impossibile resistere. Lì regà, proprio stavo... ma chi è che ha lasciato quel kebabbo Narcesso? C'è sta Rudy che te, capito così? Impossibile! Perché là quando... si è addormentato, ho detto, mo che faccio? Lo lascio lì? Oh. E poi suonano il pulsante... E devi sul palco Michele Misseri col fucile a pompa. Ah, questo ho è il mio momento. Io. Ho stato io. Mi dissocio. Ah, questo è Solindo. Fa ridere. L'hanno scritto. Fa ridere. Fa ride. Grande Solindo. Arriga, Solindo. Solindo. Se no, Mario Razzo oggi ha scritto uno status che aveva detto tipo: oh, non avete capito, mi hanno preso, sapete che io parlo spagnolo, mi hanno preso a fare LOL però nell'edizione colombiana, chissà se riuscirò a resistere 6 ore senza pippare. E tutti che fanno, no, guarda che a chi ride prima, e lui che pippa e fa, ho perso, no, guarda che non è questo il gioco. Ma pensa che stanno tutti ingessati, capito, è impossibile ridere, capito, cioè perché non no, capito, proprio lo so, de goccio, cascano per terra, si spaccano 1000 pezzi. Capito? Quello farebbe ridere. Metti tutti in una stanza, tutta cocaina al centro, e tutti seduti intorno, gli dai tipo whisky, sigarette, metti tutta la musica, stanno tutti là. Gli dai il porno, capito? Gli dai esatto. Lo starter pack, capito? Maradona starter pack. Esatto. Tutti nervosissimi. Comunque, no, ecco, io di LOL voglio parlare solo di questo. Dite, io voglio sapere quanto hanno beccato gli ospiti. Questo è quello che, tra l'altro, me lo chiedono tutti. Io non lo so, e a me piace pensare tipo milioni di euro. Io voglio che abbiano preso miliardi di euro. Ma però non lo so veramente. In amicizia l'hanno fatto. Una serata di amichevole partecipazione. Di... E, beh, questo, sì. Questo è quello che ho da dire. Che ho da dire sul LOL, abbiamo esaurito. Obiettivamente abbiamo già creato 4 format più interessanti, cioè voglio dire, non è roba da poco, cioè, no, infatti siamo stati Solindo. Siamo stati bravi. Quello fa Solindo. Quello è molto carino. Quello è molto carino. Anzi, diamo pure a Cesare quel che è di Cesare. L'ha scritto Ilender in chat, perché Twitch è così, bisogna interagire. C'è pure i Ghost Rider. Guarda, Twitch è tutto così. Io leggo battute che scrivono in chat e la gente ride. Praticamente so come propaganda live. Cioè, io leggo cose scritte da altri. Geni, miglior programma del mondo. Invece, capito? Cioè, sto solo io che leggo le cose che hanno scritto su Twitter a cui non ho dato un euro. Scherzo. La roba dell'arte. Un saluto a Propaganda Live, che è un grandissimo programma che guardo sempre, però ogni tanto penso, dico, vabbè, però so 20 minuti dei contenuti adesso di fila che non avete fatto voi, comunque sia. No, ma scusa, Propaganda Live è tipo 3 ore filate, capito? Cioè, tipo la versione estesa di Blade Runner, praticamente. Programma che comunque sia gradisco molto. Salutiamo, gradisco molto, pieno dei romanisti, e quindi è un bel programma, perché comunque sia capitano. Esatto. Capitano. Senti, ma invece se la serie su Totti l'avete vista? Io finalmente ho visto la serie su Totti. No. Io l'ho vista. Madonna, no. Com'è? Tu l'hai vista, lo? Madonna, io non ho capito proprio, oppure ho visto tipo 3-4 puntate, ho detto, ma perché? Ma cioè, anche perché tutto quello che succede nella serie succede anche nel documentario di Infascelli, che comunque ha il dono della sintesi, e poi c'è il capitano vero, cioè voglio dire, chi meglio di lui? Adesso obiettivamente non so perché hanno preso un 25enne per fare un 40enne, sta cosa non... cioè perché lui dovrebbe fare nei flashback... Dovrebbe fare Young Totti. Esatto, dovrebbe essere Young Totti... però in realtà poi è lui alla fine della carriera, capito? Quindi è una cosa che non... sembra Casavianello col capitano.
È vero, l'hanno fatta molto fiction pazza, tra l'altro. E le ultime due puntate si riprendono molto e un po' emozionano se sei romanista. Le prime un po' le ho sofferte, devo essere sincero. Ma dove si vede? Su Sky? Su Sky. All'inferno. Tra l'altro mi hanno fatto notare in chat, scusate, che a questo punto lo faccio vedere, Solindo l'ha scritto Just That Shirt, non Highlander, quindi togliete tutto il credito che è stato dato Highlander, toglietelo e datelo a questo nickname qua, capito? Date tutti quanti i copyright, i royalties e SIAE, andassero tutte da quella parte, se sono sbagliati tornate indietro, andate di là. Esatto. Comunque, volevo soffermarmi un attimo sul fatto che a una certa c'è una citazione dove dell'attimo fuggente in Speravo di morire prima, dove praticamente il capitano non lo fanno giocare e dentro questo spogliatoio praticamente tutti quanti i giocatori si alzano sulla panca in piedi e fanno «Oh capitano, mio capitano! Oh capitano, oddio capitano!» con Spalletti che fa «Scendete giù!» E c'è la stessa colonna sonora proprio dell'attimo fuggente e te dici «Ma che cazzo sto a vedere?» Cioè, perché è proprio grande estimatore comunque sia del film originale, credo Totti, non lo so, cioè avranno tutti visto l'attimo fuggente. voglio dire, nell'organico da Roma, chi è che non ha visto l'attimo fuggente? L'attimo fuggente, nell'organigramma della società proprio. Esatto, cioè non ti prendono comunque sia dalle favelas, se non hai visto l'attimo fuggente non ti prendono, credo. È vero. Ci stanno un po' di momenti abbastanza surreali. Cazzo il cazzo in questo momento. Si può dire cazzo? Posso? Sì, cazzo si può dire. No, c'è questa scena, ci sono scene un po' surreali, cioè tipo Cassano che appare solo come apparizione, non è mai vero, tutte le volte che c'è Cassano è tipo un fantasma che appare a tutti a fare «Oh, ecco, ti devi ritirare!» chiedo scusa la parità barese, però, esatto. Voldemort, chi lo fa Totti? Chi lo fa Totti? Castellitto Junior, Pietro Castellitto, che tra l'altro è pure bravo a recitare, è pure bravo a fare Totti. Eppure è bravo a fare film, perché Predatori a me mi è pure piaciuto una cifra, però è vero che si vede che è giovane. In realtà a me quello, cioè lui alla fine è la cosa che mi ha dato meno fastidio, perché cioè, comunque sia è bravo, ci sta, una volta che accetti che effettivamente sembra molto più giovane ed è in quarantenne. Ma invece io ho realizzato una cosa mentre lo guardavo, io adesso ho 30 anni, quasi 31, che è l'età che c'aveva Francesco Totti quando ha tirato il rigore contro l'Australia che ci ha fatto andare avanti ai mondiali. Solo che Totti sembrava un uomo, io pure pelato mi sento comunque un ragazzino, quindi comunque vedi, il capitano non riesco, anche adesso che raggiungo delle sue età importanti, comunque non riesco a vederlo mai come un mio pari. Se vedo Totti nel 2006 non penso a un mio coetaneo, penso a guarda questa divinità terrena. Ma questo è tutti, secondo me. Cioè, tu devi un film degli anni 40, cioè Humphrey Bogart, però c'ha tipo 25 anni, però sembra tu nonno, comunque è una cosa che funziona per vero. Capito? Vanno a male, capito? Cioè, non ha... non so se la nostra generazione siamo comunque più, cioè ci sentiamo più giovani noi, forse, non lo so. Non sappiamo portare i baffi, per esempio, questa cosa ne parlavamo. Cioè non c'è uno della nostra che c'ha i baffi. Approfondisci, per favore, scusa. Se tu pensi a una persona che ha solo i baffi, cioè se tu pensi a quelli, quando eravamo piccoli, noi vediamo un signore con i baffi, quello è un signore di 40 anni. Sì, se oggi è napoletano. Un quarantenne con i baffi, c'è qualcosa che non va, sembra un bambino con i baffi. Adesso è un meridionale che... Ma dici che non c'è, non è? Vive a Bologna, che non ho niente in contrario con queste cose, però... cioè è così ora che non ci sono più gli hipster, è vero che i baffi non sono più da signore. Che cosa? Sei un po' frammentato, cioè c'è un certo distacco, capito? Cioè, perché comunque noi eravamo piccoli, noi pensavamo che loro erano più grandi di quanto in realtà non fossimo noi in questo momento, cioè capito che te voglio dire, no, però è vero che c'è se uno della
anche adesso te vede te, comunque te inquadra come tendenzialmente più ti legge, capito? È proprio una questione di percezione psicocognitiva, capito? Vieni letto come una persona più vecchia di quanto vieni percepito, di quanto ti percepisci te. Non lo so, sta cosa è interessante, ma però le persone è vero che invecchiano in maniera a seconda dell'epoca in cui vivono. Io l'altro giorno stavo pensando al fatto che quando ero piccola, tipo i miei stavano con i loro amici che avevano l'età mia di adesso, cioè un anno in più, tipo 2 anni in più, e per me erano tutti questi grandi, questi adulti che facevano cose. E invece, cioè, perché io mi sento ancora una sposa bambina, cioè io non rientro nell'ottica di ah, adesso può essere salvata da Save the Children, guardate cosa mi stanno facendo, come posso scrivere consapevolmente, esatto, Serena, c'hai 30 anni, lasciatemi. E compare Liban, esatto. Mio, Liban mio, salvatemi, esatto. Serena, guarda, c'hai 30 anni, non sono, no, però banalmente c'è la cosa che prima alla nostra età i signori erano signori anche perché appunto c'avevano i figli, già avevano versato 18 anni di contributi, mentre io ho versato 6 mesi di contributi in vita mia, tutto compreso, e non c'ho i figli, e quindi... Sì, assurdo. Quindi c'è molto questa cosa. Comunque sia, c'erano le fotografie in pellicola, cioè tutta un'altra percezione, capito? Cioè, era tutto più brutto, si vestivano peggio. C'era tutta, gli anni 80-90 comunque sembra, cioè, 1000 anni fa, cioè un'altra epoca fondamentalmente. Sì, è vero, è assolutamente vero. Vero. Scusate. Sì. Non proprio percepiti come però, me. Guarda che bei bicchieri facevano, scusate, lo faccio vedere perché la Coca-Cola mi dà la Coca-Cola mi dà 15 euro a puntata, quindi devo far vedere, guardate che bicchieri incredibili facevano a quell'epoca, erano proprio uomini e donne, ci mancherebbe altro, le mastre vetraie della Coca-Cola Company che hanno fatto questo rosone di una chiesa riciclato. Ci hanno sicuramente messo l'ingrediente segreto poi per far quel bicchiere, capito? Non è... Certo. Non è uno scherzo. For sure. For sure. Tu che c'hai là dietro, sta? Che cos'ha? Quella cosa dorata. Questo è un cappello da mago. Beh, ti prego di indossarlo immediatamente. Ti così prego. Visualizzazioni stonks. Mi sembra giusto. Beh, si sta bene pure con le cuffie. Il cappello da mago. Infatti c'ha le cuffie. Guarda, per darci un'idea di quanto la televisione è cambiata, tu così preciso con le cuffie, così preciso con le cuffie saresti stato un campione di Sarabanda. Ma proprio 2 anni di Sarabanda a dire ecco è arrivato Stefano, il sultano della musica, e tutti bravo Stefano, super appropriate, no, come si dice, assolutamente sensato che lui sia così, ecco il sultano con tutta la musica rabbeggiante e tutte odalische che arrivavano quando arrivava il campione, e Stefano guardava così, guardava il culo e poi le indovinava tutte con una. Infatti, saresti stato un eroe. Marco Columbro sapeva portare benissimo i baffi, un altro sì. Un quarantenne, quanti anni c'aveva poi? C'aveva l'età nostra, probabilmente. L'età nostra, infatti, sì. Già un signore, per esempio. A me Marco Columbro mi ha sempre fatto pensare a Boyagi degli Ataman, cioè avete mai fatto caso? È vero. È proprio Boyagi. Vai a prendere un'immagine di Boyagi di Ataman che la mando per favore per far capire di che stiamo parlando. E infatti se ci pensi, la Cuccarini poteva essere tranquillamente una Mistronio. Mancava Tonsula e abbiamo fatto il trio Dronio, il trio Drombo. Chi potrebbe essere Tonsula nel panorama italiano? Sicuramente uno della sexy commedia all'italiana, cioè ci vedrei bene, capito? Uno di quei mostri, capito? Tipo Jimmy il Fenomeno, quelle cose là, capito? Ma anche un pallino Banfi. Un pallino Banfi, però sì, non male. Ci vuole uno più piazzato, un po' più grosso, corpulento. Vabbè, diciamo aveva un fisico impossibile un po' lui. Che gli devi dire a questi? Vabbè, lei è un carino, capito? Lei è quello verde, che potrebbe essere tranquillamente Columbro, e Tonsula, sì, è
Molto difficile. Zorzi. Però mi ricorda qualcuno. Fabrizio Bracconieri quando era... Scusa, Gobbo, che dice Daniele? C'è qualcuno che si... Che vediamo, sta vediamo un po', vediamo un po'. C'hai ragione, bravissimo. Io non sfrutto abbastanza le persone. Dicono Maurizio Mattioli. No, non, secondo me Maurizio Mattioli ha lineamenti troppo morbidi. No, non. Ti verrei in mezzo. Adesso aspettiamo l'intuizione. Ma sì, è un Lino Banfi mascherato. Sì. È un Lino Banfi mascherato. Comunque c'è tipo Madonna Benedetta, cioè se lo vedi e dici Madonna Benedetta, funziona comunque. Sì. Forse sai cosa? Una Badantuono, perché c'ha quella barba. Una Badantuono primo periodo. Sì, roba del Babari Imo. Esatto, una Badantuono attivista. Però sai che quello lì è più, cioè Badantuono lì era famoso per i capelli e anche lì il baffo. Perché era comunque grosso, sì. Attenzione perché mi dicono Pannofino che mezzo di personalità sicuramente, la personalità di Pannofino. Bud Spencer nerfato. No, Bud Spencer è, aspetta, è quest'altro, quello di Calendar Man. Metti un po' Calendar Man, vediamo, scandagliamo un po'. Adesso tolgo loro, sì, mettere Calendar Man, e intanto vi leggo anche l'ultimo che era Aldo Fabrizi. molto interessante. I gannolicchietti con l'olio, i gannolicchietti buona. Perfetto, vedi, così non si fa... L'avete adesso... visto Lillo che fa Aldo Fabrizi? L'avete mai visto? No. L'avete dimenticato? Vedi. Scusa, questo che cos'è? Mi ricostruisci questo cartone? Calendar Man. Della serie di Yattaman, eccetera. Sono tutti sempre uguali i cattivi, tranne in questo che sono un po' diversi. Questa è la malvagia principessa di D. Lunedì, esatto. Ok. Oddio, quello a sinistra uguale. Come si chiamava quello che bestemmiava sempre, amico di Piraccioni? Ceccherini. Guarda, sembra proprio che stia bestemmiando poi la foto. Il piano d'ascolto è quello, cioè, voglio dire. Una bestemmia felice di chi lo fa con disinvoltura, anche nei momenti lieti. Esatto. In effetti effettivamente c'era anche insieme a Ceccherini, c'era quell'altro che quell'altro toscano che faceva sempre tipo Pinocchio con loro insieme a questi toscani. Alessandro Paci è quello per Alessandro Paci. Ma sì, Paci, ma questi quello... sono chiaramente tre toscani. Potrebbe essere però lui quello sicuro. E si trovano tipo in un paese vicino Arezzo. 30, ma... Sì, questa è Siena, chiaramente. Sì. Abbiamo fatto della contrada del Teschio. Mettiamo il simbolo di Siena. Tra l'altro, scusa, Calendar Man sembra un nome ridicolo, tipo Birthday Dog di BoJack Horseman. Cos'è? Perché erano tutti. Lei era la principessa lunedì, poi c'erano settembre e ottobre. Quindi c'erano tutti davvero? Sì, tutti. E questo era l'unico motivo, cioè avevano detto, ma come li chiamiamo? Come lo chiamiamo sto spin-off copiato qua da Yattaman? Beh, basta che gli diamo dei nomi di giorni e lo chiamiamo Calendar Man, ne parleranno fra 40 anni. Ma chi ne parlerà tra 40 anni? Ma poi del calendario romano, i giapponesi che ne vengono a parlare del calendario romano. Ah, ok, loro proprio identici. Molto interessante. Ci manca sempre lui, sì. Quello a sinistra. Non è facile. È un po' Lillo. Qui è un po' più Lillo, effettivamente. È un po' Lillo. Beh, guarda, io adesso questo format lo propongo a Cairo e mi vado a prendere il venerdì sera sulla 7. Cioè, noi che stiamo qua e facciamo cartoni animati e ci abbiniamo personaggi famosi e poi in realtà lo leggiamo tutto dalla chat. Facciamo i casting. Esatto, per il film, per il live action.
il sommelier dei manga. Ma scusate, ma voi l'avete mai vista quella pagina pazzesca che sta su Facebook? Non so se c'è più, che si chiama Il Batman, diretto da Carlo Vanzina. No. Ma io ho fatto un fumetto. No. Dove c'è sta Jerry Calà che fa: vuoi sapere come mi sono fatto queste libidini? Ma poi chiaramente eccola, Rabone ha scritto un fumetto che parla di questo. Ah, è vero. Ah, ok, perfetto. Che parla di questo, però tu non sei stato assolutamente influenzato dal Batman di Carlo Vanzina, cioè quello dove ci stava. Penso che l'ho fatto prima questo, perché l'ho fatto è un po' vecchio questo. Quindi non lo so, okay, non l'avevo visto. Beh, fagli causa, cazzo, no? scusa, che cosa stiamo aspettando? La lettera di figlia, che quanto ci sta a partire? Non ho capito. Cioè, questo che mi piace molto, guarda, questa è una cosa, un omaggio che hanno fatto e ci sta. Molto bello. Todò cioè, Alberto Sordi che fa... che fa molto Bruce Wayne, chiaramente. Esatto, c'è Joker che fa Totò, Anna Magnani che fa Catwoman e De Sica che fa il commissario. E la regia che è il bat segnale di Mario Monicelli, molto esatto. Ma l'avete mai sentito? L'avete mai sentito le canzoni di Pino Daniele rifatte manga? No. Che no. Vuol dire? Purtroppo non le posso mandare perché Twitch mi tira giù l'audio. Oh, no. Cazzo. Non è che se la metto io un attimo così. No, penso che sia problematico. Rischio che mi tirano giù la diretta prima che la possa scaricare per poi metterla su YouTube. Vuoi cantarcela? Sì, aspetta che prendo il sesto. Ma io avevo fatto una stories, praticamente ho mandato la sigla dei Cowboy Bebop con sotto A me piace o blues. C'è stava da paura, c'è una cosa proprio alla morte sua. E forse quindi Pino Daniele genio, ma anche lui copiava guardando a Oriente. Capito, pure lui se guardava Evangelion e poi andava là tipo come più grandi gli XX, cioè se so comprare mandi... casa a Sperlone. Pino Daniele rifatto da manga. Esatto, comprati proprio casa Fregenio, ma sai, esatto. C'è stato tipo fare una pagina su Facebook che si chiama tipo Rai Ayanami. Ah, bellissimo. Sì. Sono fan, seguo. Ci stanno tutte robe di Evangelion miste a Piero Angela pure, c'è cioè, mezzo Piero Angela pure, no? Hanno fatto Piero Angela che tra l'altro sarà ospite di Tintoria la settimana prossima, quasi sicuramente. Ecco. Quasi sicuramente. Ha detto che è un po' in dubbio se farla su Twitch perché non riesce a non dire le parole bannate, c'ha sto problema. Lui non riesce a non bestemmiare, non riesce proprio. Calcola che bestemmiare si può fare su Twitch. Sì? Sì, perché è una policy abbastanza strana, cioè va molto a segnalazioni, ci sono delle parole proprio proibite, però bestemmiare si può fare e chiaramente insulti alle donne, andate sereni, se volete usare termini spregiativi con fronte alle donne. Tranquilli, Twitch anzi incoraggia, essendo un canale comunque la misoginia, certo, incoraggia la misoginia. Esatto, cioè. come tutte le cose là, capito? Cioè, un po' di pescone. Esatto, esattamente. Oh, mi piace molto questo format. Stefano, adesso tocca a te proporre un contenuto per la puntata, vai. In che senso? Oh, non lo so, vedi che stiamo tutti andando in giro, stiamo andando a turno, sembra una sessione di improv. Ho fatto tutte le immagini, ho cercato, non so che, dite voi, stavo cercando delle immagini buffe anche da qua, però. questa è la mia spalla, che poi, mentre facciamo la puntata lui cerca immagini buffe. Vai, scusa, cosa ne pensate? Di cosa? Di cosa? Ti abbiamo perso. In generale. Suspense. Mi sempalla tutto. Ma voi che cosa ne pensate di questa cosa che adesso faccio un po' polemichetta, di questa cosa che la Francia praticamente vuole bannare il velo, cioè sta andando praticamente dalle diaspore di seconda a terza generazione a dirgli praticamente che deve adottare degli atteggiamenti laici, cioè, quindi non mettere il velo nei posti istituzionali. Che cosa ne pensate? Stanno proprio baccagliando l'Islam a bestia. Beh, la Francia, mi piace che abbiamo cambiato drasticamente, ma stai cercando di accendere un accendino? Cioè un accendifiamma in mano?
perché si sente proprio schiatto. A me mi sembra, non so che sta succedendo. Le vedo proprio scatti male. Ti abbiamo sentito forte e chiaro, ma stai provando ad accendere un accendifiamma tu? Dobbiamo andare forse per la nostra via. Ah, ecco, ok. Ah, infatti, sì, perché esatto. Si sente forte e chiaro ogni volta che provi a farlo. Scusate. E comunque credo che non lo faccio più. Credo che la Francia avesse sempre la policy di reprimere segni religiosi o richiami religiosi. Non sapevo che adesso avesse steso la cosa anche al velo, dicendo non te puoi mettere il velo, ma perché loro, avendo avuto tutti i cazzi di terrorismo, adesso hanno fatto una stretta un po' greve. Poi non so, non ho un'opinione formata al riguardo, in realtà. No, neanche io, non l'ho seguito, però come al solito mi sembra che non si vada a prendere il problema alla fonte, ma che si usino mezzetti per mettere le toppe sulle cose, come al solito. Comunque, belli gafoni, cioè, voglio dire, dopo questi due o tre schiaffoni che hanno preso, ancora stanno là a rintuzzicare, cioè, sì, ma hanno proprio voglia di fa questione, di fa zizzania, cioè. Ma che gli frega, insomma, no, lasciamo già il velo, cioè, che te cambia da uno c'è il... Vado, non mi piace quel cappello che hai in testa, toglitelo! Sì, esatto. Ah, ma quindi non è il burka, è proprio... l'hijab. Ma pure alle suore, quindi, lo tolgono. Tutto, sì. Tornavano tutto. Ma gli ebrei con la kippa, gli tolgono la kippa, perché non c'è dove niente. Alcune persone gli levano proprio il pelo. E Serena, scusa, ma per risolvere il problema alla radice intendevi tipo andare in Medio Oriente, cioè tipo bisogna conquistare la Mecca, tu quello intendevi, il problema come la Mecca. La questione, dice un po'. No, vabbè, perché loro ovviamente sono cagati sotto del problema del terrorismo, cioè immagino sia una scelta in questo senso, cioè hanno paura che si creino estremismi, non lo so, immagino, poi non ho seguito la questione. Però, quindi dici dobbiamo riconquistare Gerusalemme, dobbiamo riprenderci la Terra Santa. Sono d'accordo. Noi quattro. Sì, è chiaro. Oppure prendere la Mecca e spostargliela dei 5 metri, capito? Così loro si devono spostare poco, gli dai fastidio e poco. Cioè, un pochino. Mezzo che rintuzzi, capito? Gli dai mezzo fastidio. E comunque, dicono in chat, forse il problema è che col velo non sei riconoscibile, questo, vedi, riconduce anche al problema che anche dei caschi integrali a Napoli che non si possono mettere, quindi il velo è come il casco integrale a Napoli, non lo puoi mettere perché non sanno chi sei. Per un motivo religioso, infatti. Sono 2 anni che stiamo con le mascherine, ma questo è il problema. Sono 2 anni che ci compriamo la faccia. Certo, esatto. Adesso diranno togliete le mascherine perché potreste essere chiunque altrimenti. E si ricomincia da capo. Esatto. Riparte la giostra. Giustamente, stavo leggendo... Voi che chat... ne pensate? Ma scusami, ti dico solo che in chat dicono che i francesi hanno il fetish della nuca, che comunque fa ridere. Il fetish della nuca. Fammi vedere sta nuca, signorina! Lasciami stare! E' qua, pure te che sei maschio, mi piacciono tutti. Loro si arrabbano con i dietro della capoccia, capito? Cioè loro appena vedono un dietro della testa... Più c'è la chierichetta, più gli piace, perché comunque vede la pelle, quindi si arrabbano. È chiaro. Vai Serena, scusa, che stavi dicendo? Voi ovviamente ve lo fate il vaccino, cioè voi ovviamente siete, non c'è nessun... Se ce lo fanno fare, ce lo facciamo, penso. Sì. Io voglio il peggio, quello con le peggio complicazioni, voglio proprio peggio di AstraZeneca, una cosa bella. C'è Johnson & Johnson che pare l'abbiamo ritirato dal mercato subito. Cioè. Sì, infatti per questo mi è venuto in mente, perché stavo leggendo già, ho letto tipo stanno arrivando i vaccini Johnson & Johnson in Italia, articolo sotto, morti un sacco di persone per Johnson & Johnson, porco due. Scusate, effettivamente, cioè quelli facevano uno shampoo che non faceva piagne, e non era vero che facevano uno shampoo che non faceva piagne, perché è la cosa che ti fa più piagne dopo le cipolle, no? Ma che cazzo vanno? Perché non continuate su quella linea editoriale? Almeno guardate quello che avete già fatto. Non vi mettete a fare un'altra cosa. Non improvvisate. Non fallite pure in un altro mercato. Poi avevano detto che era il vaccino quello matto, che ne bastava una per... Esatto.
hanno fatto il passo più lungo della gamba, chiaramente. Cioè, mi pare chiaro. Ma se sto Pfizer è il migliore, ma perché non vendono il cioè, perché devono farci i soldi? Perché se quello là funziona, fatelo tutto uguale. No, in teoria. Perché è perché quello in teoria è brevettato Pfizer e solo Pfizer nei centri Pfizer lo può fare. Capito, anzi, però. Adesso alla seconda tornata che l'Europa sta comprando da Pfizer, Pfizer ha detto: so quello che funziona meglio. Prima lo pagavi 13 euro a vaccino, mo 19 euro a vaccino. Cioè, senti la starecchia. Ma è giusto. È giusto, infatti, che arrivi la Cina. Ma da capito. Tutto e dica no, guarda, ti regalo io a tutti quanti. E potresti salvare il mondo invece di far pagare i soldi, cioè qua dobbiamo. Certo. Tra l'altro c'è una mia amica che abita, che è tornata in Serbia adesso, lei è mezza serba, e praticamente mi ha detto, sì, vieta a fare il vaccino in Serbia, noi ce n'abbiamo un botto, non sappiamo cosa farci. E quindi stanno facendo questa campagna per anche all'Europa, in cui tu puoi compilare questo form e andare in Serbia a fare il vaccino. Vabbè. Perché loro ce l'hanno pensa tutti. Poveracci questi, pensa poveracci, cioè ce l'hanno talmente tanto che ci riempiono i gavettoni e li lanciano dal cavarcavia. Non sanno che fatto. Ci fanno i gavettoni. E dice no, questo era lo Johnson & Johnson che brucia gli occhi, perché no, pure il vaccino no. Brucia gli occhi. No. Cioè quello è il vaccino Johnson & Johnson, te lo fanno, magari il Covid ti passa pure, però cominci a piangere tantissimo e fa tipo maledetti, ci sono cascato di nuovo. Esatto. È il 94 all over again. E comunque non ti copre dal Covid, però ti fa venire dei capelli meravigliosi. No, io no. Me lo farei. E comunque io leggevo invece che in Serbia però dicevano, però lo Sputnik che ci avete dato a noi non è lo Sputnik su cui abbiamo fatto idea, cioè che la Russia ha detto ecco lo Sputnik e poi in realtà ha detto una cosa che non era. Sette prosciutto. Esatto, ma questo non è lo Sputnik, è sabbia. No, è Sputnik. Mi ma giuro. No, ma questo è una coppa, regà, non è esatto. Un vaccino, è un pezzo di coppa. È una coppa, ma dice preincartata 3 settimane fa, manco se può mangiare questa, scusami. No, ti giuro, questo è il famoso Sputnik, va bene. Venitevelo a fare. Ha fatto troppo ridere. Che poi lo Sputnik è stato uno dei primi vaccini, se non il primo. È stato il primo. Sì. C'è stava Putin che diceva, ma no, ma funziona, cioè io ho vaccinato una mi delle mie figlia. Ma che è? Vince che la perde, ma tu stiamo a Biasanio, tipo, scopri quale. Che cazzo è? No, e poi boh, vabbè. Comunque, però in Serbia è interessante perché loro ce l'hanno tutti, però non se li stanno facendo perché ovviamente c'è una sfiducia nelle istituzioni in Serbia pazzesca, quindi non si fidano di farsi il vaccino. Però in generale i cittadini lo scelgono in base alla politica, cioè quindi chi è più per Russia e Cina comunista si fa quello cinese e quello russo, invece gli altri si fanno gli altri, quindi in realtà là vedi. Non c'è la scienza, c'è solo la politica, gli X-Men praticamente, cioè, se li mischi è chiaro, li mescolano proprio il genoma, anzi la società perfetta se li mischi, stanno facendo degli esperimenti genetici, non lo sanno manco loro, quindi praticamente quindi si comincia a fare il turismo per il vaccino in Serbia come i denti in Croazia o i trapianti dei capelli a Istanbul. Esatto. Molto bello, molto bello. Tra l'altro io ho fatto un trapianto dei capelli a Istanbul e infatti Noddo sta qua. Vedi, Noddo sta. Poi questo è tutto il risultato, è questo. Questa pisciolina qua. In realtà è solo, mi sono scordato di tagliarla. Però che bella nuca. Da dietro, io Twitch mi banna, Twitch francese mi banna, che è con l'accento alla fine, quindi Twitch. Comunque no, sì, io mi vaccino appena possibile, però immagino che oggi facevo il test di quando, cioè sai che su internet puoi vedere, inserire un po' di cose quando ti vaccini, è tipo ottobre, novembre, però non c'è 2000, fretta. Pensa, io sono andato allo spettatore e ho fatto, guarda, prendo 2 grammi di quello, che me, vuoi pure l'AstraZeneca? No, non hai quella merda. L'eroina. Quella è una delle cose più divertenti della mia vita, gli amici che fanno uso di droghe che poi ti dicono... Che dicono non si vogliono vaccinare. Non sai cosa c'è dentro. Che sono le stesse persone che ti dicono tipo...
ma tu ti mangi il cornetto la mattina, ma che sei matto? Il burro è come veleno a quell'ora della mattina. E tu dici, sì, ma io sotto cassa ti ho visto raccogliere delle pasticche da terra. Cioè, nel senso, com'è possibile che il problema... Mi hai messo nel mappo qualcosa che è uscito dal culo di una persona, quindi non so se... Sei il capo. Ma infatti c'era un articolo l'altro giorno su Miguel Bosé, mi pare, che diceva, raga, mi ho pippato tutto, me l'ho pippato tutto e poi comunque il Covid non esiste. No, io il vaccino non me lo faccio, ma come? Comunque no vax, ma come? Perché? Il titolo era pippavo 2 grammi di cocaina al giorno dai cessi terribili dei locali e poi sotto però il vaccino è pericoloso. Ma tra l'altro come ci poniamo di fronte a questa nuova wave Miguel di cantanti Bosè. Italiani di una, cioè Miguel Bosè o anche quelle vibrazioni che ancora nel 2021 ci presentano la loro maledizione, cioè, cioè sono maledetto perché mi sono pippato sto mondo e quell'altro, però nel 2021 forse, cioè, non ti vediamo più come maledetto se ti sei drogato come un matto, eri un musicista, cioè sti cazzi è un problema tuo, non è che sei matto, sei pippato perché cioè, cioè, oggi è abbastanza prassi, voglio dire, cioè, chi è che non ha un background di questa tipologia, voglio dire, esatto, chi è che come chi è che non si è pippato le ceneri del proprio padre, oramai tutti. Cioè, mainstream, voglio dire, cioè, non... No, poi soprattutto siamo arrivati a un punto in cui non è più una cosa, di oddio, quel matto là, cioè, sono passati già, cioè, eri matto se 40 anni fa, dici, quello si droga, però mo sono passati 40 anni e oramai non è che sei matto, no, sei una persona che si è drogata, è un problema tuo, è una questione tua, non è che dici, non sai quanto mi sono drogato io, non lo voglio manco sapere, non mi interessa assolutamente. Infatti le cose più spericolate oggi che poi fai è aprire partita IVA nel bel mezzo di una pandemia globale, allora sei matto. Esatto, esatto. Autobiografia tra 30 anni. Comunque stanno aprendo un botto di posti, cioè tipo intorno a casa mia hanno aperto un sacco di posti nuovi. Quello però c'è un segreto. Il riciclaggio però. Esatto. Cioè il segreto di Pulcinella dell'Italia, che comunque se vedi in un periodo di crisi un sacco di locali che aprono e altri chiudono, i soldi quelli ce l'hanno carte magiche che appaiono, allora boom 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 boom, compro contante. Tipo guarda qua, certo. Guarda qua, capito, mentre stanno a fare una cosa da un'altra parte, cioè uno specchio per le allodole credo, non lo so, esatto. Annato così, eh. Esattamente. Allora, siamo arrivati a un momento fisso di tintoria a cui Serena già ha risposto la prima volta è venuta, in realtà senza rispondere, però Luca è la prima volta che viene a tintoria. Allora, tintoria è il podcast della legalizzazione e io prima chiedevo a tutti gli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione, però tutti quanti mi danno la stessa risposta. E quindi la domanda che inizio a fare, in questo caso faccio a Luca, che è la prima volta che viene, è: che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana e che rapporto c'è, secondo te, tra l'uso della marijuana e la creatività? Allora, marijuana io purtroppo troppo psicotropa, cioè non ultimamente la reggo moltissimo, mi fa viaggiare molto con il cervello, certo c'è anche da dire che comunque spari delle stronzate veramente molto grosse, il problema è che queste stronzate devono resistere al tempo, cioè obiettivamente le devi, poi bisogna vedere a conti fatti se sono valevoli, insomma, se sono delle cagate che possono avere un audience, un potenziale audience. Io sono big fan, sicuramente apre la mente, risolve alcuni problemi di artrosi, ha diversi benefici che possono essere anche di una questione sicuramente fisica, cioè comunque fisiologica. Sì. E comunque sì, io sono per la legalizzazione, sono per l'uso, non per l'abuso, perché a me mi passa la voglia di fare qualsiasi cosa, non lo so, sarà che non la percepisco bene. Per dirti, Luigi comunque sia, mentre lavoriamo e mentre scriviamo gli fa un effetto diverso, molte persone fa un effetto eccitante, a me non mi riguarda, perché comunque sbraga come fosse il peggio dell'oppioide. Però è stata utile in più di una circostanza, ecco. Grazie della risposta. Serena, tu vuoi aggiungere qualcosa? Che ti avevo detto l'altra volta? Tipo no comment. Ammazza. No, io sono super pro legalizzazione, scherziamo, cioè, ovviamente, però non ne faccio uso semplicemente perché mi rincoglionisce tantissimo,
non riesco a lavorare se fumo, al massimo per dormire ogni tanto, però non... Se fossi un neurochirurgo e stessi per entrare in una sala operatoria, allora la fumerei. Allora la fumerei. Allora mi farei una dose di eroina al plutonio. Esatto. Dottore, ma lei deve operare? No, ma infatti è hashish. Ah, beh, allora in questo caso, perché l'hashish mi tiene che vado, capito? Sto proprio là e vai. E quindi... Sono preciso quando chiudo. Perché poi fai certe chiusine. Me ce chiudo, chiudere. Sto là, però portatemi delle patatine. Bisturi, tampone, patatina. Adesso un dolcino, mi raccomando, un dolcino. Dottore, ci stanno i carabinieri. I carabinieri la devono portare via. Perché di nuovo ci dia la sua licenza? Non so se c'è una licenza per essere chirurgo, tipo caccia e pesca. C'è una licenza appesa. La licenza appesa. Questo me l'ha data, l'ha presa a San Marino. Allora... Perché a casa di Daniele Tinti è ancora giorno e a casa mia no? Sta, è vero, pure da me è notte. Ma è da prima, cioè, è diventato buio, tranne da lui. Cioè, pure da me. È uno sfondo tipo il Saturday Night Live, tipo il David Letterman, è uno sfondo, è finto. vi confesso una cosa, il segreto della luce sono i soffitti alti. Scusate, sorry for my bourgeoisie. Chiedo scusa se c'è soffitti più alti di Roma. Cioè questa casa sono tantissimi metri, però tutti in altezza. È una casa molto piccola di metri quadri, però metri cubi tantissimi. È un botto di metri cubi. È una cattedrale gotica. Purtroppo non si può godere a fondo, visto che ancora non abbiamo imparato a volare. Anche un affresco sopra, una cosa... Sì. Un rosone. Esatto, però era l'affrescatore era agli inizi e quindi ci ha disegnato una ragazza giapponese con le zinnone. Dei cazzetti stilizzati, capito? Esatto. C'è un bellissimo affresco, Agab, tutti i cazzi. Viva la pregna, capito? Quella è una celtica, perché era lì i primi passi, sai, i primi disegni che uno fa. Però è un affresco. Agli esordi è un affresco. Allora, in tutto questo, Stefano, se vuoi tu puoi andare a fare la tua domanda, perché io vado a prendere le domande dal pubblico. Faccio quella perché poi comunque, ma forse Luca Vecchi lo sai più, perché io in genere chiedo qual è il personaggio di Dragon Ball preferito. Prof Serena forse perché più Luca lo sa di... Io ero super fan, io leggevo i fumetti di Dragon Ball. E allora andiamo vai a entrambi. Sì. Vai Serena, inaugura tu questa cosa. Il personaggio preferito? Sì, o quello con cui ti identifichi di più. Allora, sicuramente ero innamorata di Trunks. Goku piccolo, lo fa volare. Boy band coreana, capito? Sembrava uno di quelli delle boy band coreane, sì, capito? Sì. Trunks, voglia. E forse Goku piccolo, stava mega simpatico, perché era poi sempre quello simpatico, un po' fasciolo, un campagnolo da raggirare, sì. Un po' confesso. Anche Kiki, comunque si chiamava Kiki, la moglie di Goku. Cici. Cici. In Italia la chiamavamo Kiki, però Rapone dice no, ti chiami Cici. È vero, che buono. Chiamavo Kiki. Un manierista. Ma invece il personaggio in cui ti identifichi? Perché chiediamo anche questo di solito. Ci sto pensando. Aspetta, fai rispondere Luca, io ci penso un attimo. Ma quello in cui io mi identifico di più è Yajiro Bei. Forse Majin Buu. Ok, allora. Sono risposte interessanti. Aspetta, sentiamo. Sì. Majin Buu grasso. Majin Buu grasso. Ma perché? Ma stai benissimo, stai benissimo. Ma stai benissimo. Perché Majin Buu grasso? Vai, No, stavo scherzando. No, è il genio delle tartarughe. Ok, come mai? Perché è come me, un pelato pervertito. Ok. Nonostante il mito...
lo assolviamo, diciamo, assolviamo la messa a culo, dai. Ricordiamo Genio delle Tartarughe, il maestro Mutan è scampato al Me Too, lui veramente il grande scampato dal Me Too. Grande, grande, perché poi faceva sì, tutto catcalling, tutte quelle cose là, capito? Cioè, raggirava le pischelle, un essere abietto praticamente. Sì, sì, proprio, assume sì, una sì, solo per guardarla mentre lavora, che veramente nel sì, 2021, sì, anche a dirlo, mi chiudo nel canale Twitch. E invece questo è il maestro del più grande eroe della storia. E Luca, tu Yaji Robei? Io mi identifico di più in Yaji Robei, sì. Chi era Yaji Robei? Che era l'assistente del maestro Karin, no? Era quello sì, con la spada. Che all'inizio ah, okay, era più forte di Goku, cioè gli rompeva il culo Goku, poi chiaramente poi quando Goku è cresciuto... vabbè, ma lui fondamentalmente non gli andava di fare niente, cioè era questo sì, il suo vivere. Però quello che c'ha l'arco più interessante in realtà è Vegeta. Se vero, ci pensate, perché è quello che, capito, parte cattivo, poi però si redime, poi però rimane sempre un po' marcetto, però marcetto buono, quindi riesce a comunicare con i malvagi. Bello, figo. Il Dragon Ball Super diventa anche meglio di Goku come essere umano, sì, proprio. Sì, sì, è vero. Vabbè, però è meglio da sempre perché c'ha il Dark Side, cioè più umano di Goku, che comunque invece è sempre super morale. Sì, super morale, sì. No, non è vero, non è morale, è amorale totalmente, non c'è una morale. Vegeta, ma Goku, beh, insomma, comunque Goku vuole proteggere il genere umano. No, vuole solo fa botte lui, è un boro fondamentalmente. Ma io mi ricordo praticamente un momento che mi colpì molto quando ero virgulto, ed è quando Trunks incontra Goku che torna dal pianeta dove ha imparato a teletrasportare sì, e gli rivela che lui morirà di una malattia cardiaca, e a Goku gli rode il culo che sta a morire perché lui ha la malattia, non gli va a romper culo, cioè non gli va a capito, cioè una persona vero, gli poteva menare, è una sop di Rai 2 praticamente, sì, sì, lui preferisce morire mentre viene qualcuno è piuttosto lui cerca proprio la rogna, capito, lui se la va proprio a cercare, e infatti poi lui sì, sceglierà di rimanere morto perché è convinto del fatto che se lui non è vivo sul pianeta Terra non verrà nessuno più forte di lui, capito? Anche perché s'allena, cioè trova gente a cui menare ancora di più nell'aldilà, nell'aldilà, certo, sì, sì, sì. Comunque il posto più figo era la stanza dello spazio del tempo, si chiamava lo spirito del tempo, era fighissimo, mazza, ma tu vorrei averla. Sarebbe utilissima, perché però per noi che non siamo dei guerrieri, perché c'è tipo una consegna, allora entri in una stanza spirito del tempo e scrivi tutte e esci che hai mangiato, che poi è come quando ti fai mangi malissimo, stai là, esci con la forza di gravità 10, che è solo un'inconvenienza, che stai là, ma mi preme tutti i tasti del computer. È come Annacucci Terme, se ci pensi, cioè, è pieno dei bori, numero uno. Mi fa la fila coi bori, ehi, tocca a me! Sbrigati che è il mio turno per la sauna. Ok, stai calmo. È vero, è come la sauna di Cucci Terme. Guarda che è il mio turno. Ne abuseremo e tipo dopo una settimana saremo tutti vecchissimi, però morti, niente. Davvero? Sì, perché poi classica cosa è che entri là e poi tipo ti chiudi a vedere video di YouTube invece di essere produttivo. Esatto. È diventato fortissimo, Daniele. Cosa stai a fare adesso? Dici, guarda, ma te ci hai fatto caso quanto era bello l'anime di Kenshiro? Tu becchi in culo che guardi i video del esatto, guardi le storie arriva Gercola, cioè io appena apro gli occhi la mattina ho il mio nuovo format per partire alla grande, proprio la colazione dei campioni, lo sai che cos'è? Supermercati, che passione, meraviglioso, parlami di questa cosa, non conosco, bellissimo. Vatti a documentare, perché ci stanno questi due tizi di Torino che praticamente si girano tutti i triscount per comprare la peggio merda e se la sfondano in macchina recensendola, che poi non è che vanno, ma bellissimo, capito? Dicono buono, ma aspettavo di meglio, e fanno un rapporto qualità prezzo, che fondamentalmente sia il prezzo che la qualità sono di una della roba terribile, però fateci molto un sacco. Ma loro ci credono oppure lo fanno per ridere? No, loro ci credono. Lui ci crede tantissimo, lei è circondata. Loro sono una coppia.
Sì. Loro fanno terapia di coppia utilizzando questo format dove girano. Poi fanno lei in ogni video, dice siamo al 1522 di Via Roma e tutti sì, vanno, esatto. Oh, che ride sto video. Allora il prezzo di questa cosa è 15,22 euro e tutti quanti continuano ad ignorare i segnali di questa ragazza. Esatto. Sta chiedendo aiuto. Allora sul codice a barra c'è scritto 1522, guardando in camera, tutti, no, non avete capito, per partire alla grande. In realtà io sto dalle coordinate per venirla a salvare, però nessuno coglie, capito? Cioè, esatto, sta provando a fare Britney Spears, così a sbattere palpebre in camera e tutti a dire grazie, mi date una spinta grandissima per partire. Lei è terrorizzata. Ogni tanto quando apro YouTube, tipo che è stata dalla PlayStation, da qualche dove non sono loggato, mi appaiono dei video dei treni. C'è tipo di gente che riprende dei treni. Se voi cercate video treni su YouTube, tipo uno a caso, c'è sto video di treno alta velocità, freccia rossa, pendolino, freccia argento, c'ha 4,8 milioni di visualizzazioni. Ma forse perché lo usano per dormire, perché è una di quelle tipo white noise. Così si divertivano al paese, guardavano i treni passare, come l'inizio come si chiama il film con Pozzetto? Quello di... esatto, sì, il ragazzo di campagna. Il ragazzo di campagna, loro si mettono là, si guardano i treni e poi si dicono tipo, vabbè, se vediamo domani, e se ne vanno, si disperdono, il train spotting. Penso sia perché questo si chiama Savvo19, il nome di YouTube, e c'ha tutti i video di treni, di 30 secondi, capito? Grosse emozioni quando ne passa il treno. Che passano. È un'emozione, tipo un'esperienza di quasi vita, capito? Tipo Fight Club, dove... Beh, sì, non so se vi è mai capitato di stare seduti tipo da giovani nelle località di mare, spesso capita che uno va al bar della stazione, lo station bar, e stai seduto un po' troppo vicino a dove transita il treno, che transita veloce, tipo che stai solo a 2 metri di distanza e quello non rallenta perché non ferma in stazione, e te stai là tutto tranquillo a fare il coattello adolescente, poi passa il treno e quando passa sono tutti muti, nessuno parla più, perché comunque un treno veloce ti passa tipo a 2 metri, ti caghi sotto, questa mi è passata vicino la morte, cioè proprio l'annullamento della mia entità fisica. Mi sono cagato sotto. È anche un'esperienza che unisce, no? Poi le persone che c'è intorno le guardi con occhi diversi, perché siete certo, aver fatto la guerra insieme, c'è passato un treno vicino, c'è è un passato il Camaglio Montalto di Castro vicino, è come essere stati sul Don. Esatto. È uguale. Rigoni Sterne, così ha scritto il sergente nella neve. In realtà stava, capito, in una zona nevosa e gli è passato il Cortina d'Ampezzo, St. Moritz, era troppo vicino a fumare. E finalmente fanno notare che è sceso il crepuscolo anche qui. È vero. Qui. In realtà questo è uno schermo a plasma. Si cambia colore. Proietto. Quel palazzo non è lì dietro c'è... Il muro del carcere, mi trovo. Piccolo presepe. Esatto, è un'installazione, dice, è un plastico che ho montato, in realtà è tutta una cosa. O forse è una foto di quello che c'è veramente, cioè questo è un green screen della finestra che c'è davvero. Questo forse sarebbe ancora più contorto. Va bene, allora siamo arrivati alla fine della puntata, perché io ho fatto le domande dal pubblico, però ho fatto le domande al pubblico su Instagram. Il 98% delle domande sono riferimenti a battute di The Pills, e quindi voglio fare questa critica aperta ai miei follower di Instagram che non hanno risposto bene allo slot domande. E quindi andrei verso la chiusura della puntata. Stefano, che dici? Cosa ci siamo dimenticati? Lasciamo liberi i nostri ospiti che ci hanno regalato una grande performance. E poi continuiamo con quel discorso del casting che mi interessa. A voglia, quello super appassionante. Tra l'altro dovremmo rifare questa puntata dal vivo, che mi dovete firmare il poster. No, che Serena ha firmato. Serena l'ha firmato? Vediamo se la ritrovo. Dovrebbe essere... Scusa Daniele, ma la posso fare la firma digitale? Guarda, calcola. C'ho tutto, voglio dire. Avevo pensato, però non funziona, perché questo coso, solo per farlo fare da poster a legno, ho speso, diciamo, come prendere il taxi tutti i giorni per 10 anni,
e per farlo anche che prendeva la firma digitale costava solo 20 euro in più, ma che a quel punto non aveva. Esatto, cioè l'assicurazione, ma costa 2 euro? No, non la faccio. Preferisco perdere tutto. Betto. Esatto, esattamente. Però più o meno l'ho pagato come una, diciamo, una finanziaria in Austria. E va bene. Come il cachet di LOL che avresti voluto prendere. Esatto. Come il cachet più basso di LOL. Sai com'era bello LOL? Se c'era una fettona di cachet e poi te lo davano in base a quando uscivi, così era bello. Certo, quello, così non ridevi mai. Quello giapponese, ogni partecipante paga per entrare tipo 10.000 yen e poi alla fine ti vogliono mettere quello, e alla fine chi vince tutto il... Quindi comunque il gioco d'azzardo. Certo, così è una partita a poker. Perché i giapponesi sono un popolo d'onore. Capito? No, la beneficenza, se le piglia chi vince, giustamente. Bello. Che grandi giapponesi. Così le pensi due volte a ride, cioè per ride ci pensi capito. Esatto, così Fru imparava che non devi, no, vabbè, non conosco Fru, lo salutiamo, però che è uscito come Zoro, invece stai muto se ci hai messo il grano tuo, pensa che ridi subito, capito, ti fa ridere il primo stornello di Lillo, tu zitto a pensare che devi portare la macchina al meccanico, muto. Lillo fa posa, man, te gli dai una pizza. Lillo, non mi devi far ride, ho problemi a casa, Lillo, è una cosa seria. Esissimo. Lillo, qua non ci so, io ho fatto i debiti per entrare qua, devi accannare con sta cosa, capito? Arriva io che balla il tip tap. Oh, ma che cazzo hai fatto i sordi con i dischi tua? Io c'ho problemi a casa, te non sai come sta mia madre, non lo sai, allora fermo, tutti fermi, muti, ridi, tu ridi. Ma pensate che ridi, capito? Poi esci e passa uno, ti saluta Don Peppino, sventagliata di mitra, capito? Se fai una risata ti cacciano fuori e te smiragliano. Bra. Buscetta, tipo. Così, guarda, abbiamo trovato un altro format di LOL ancora migliore di LOL. Quindi forse Prime, quarto d'ora, send the money this way. Se Prime sta seguendo la diretta, con punto esclamativo dona, può donare direttamente sul PayPal di questo canale. Questo lo dico in modo disinteressato. Dai, Serena, Luca, grazie mille per questa puntata straordinaria. Grazie anche a Stefano. Facciamo un appello, non ci rubate nessuno dei format che abbiamo proposto, perché li faremo sicuramente noi. Dai, bella buona serata a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao belli.